C'è una strada nel pieno centro di Palermo, si chiama via Isidoro Carini, una strada come tante altre. Se non fosse che un giorno di settembre del 1982, appare un cartello, quasi potremmo parlare di un manifesto, uno stelo bianco con alcune parole scritte in vernice scura. Cosa è scritto su quel cartello? Qui è morta la speranza dei palermitani onesti. È il 4 settembre 1982, poche ore prima, nella notte, la notte del 3 di settembre, proprio lì, in via Isidoro Carini, sono morte due persone e una terza è in coma profondo, morirà dopo una dozzina di giorni. Uno, proprio quest'ultimo, è Domenico Russo, agente di pubblica sicurezza, che faceva da scorta, isolata, ad altre due personalità. Una che era alla guida di un'auto Bianchi A112, una ragazza poco più di 30 anni, milanese, Emanuela Setti Carraro, di professione crocerossina, e suo marito, 30 anni più vecchio di lei, l'ex generale dei Carabinieri e prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il nome del generale Dalla Chiesa ritorna più volte nella storia italiana. D'altronde è un grande protagonista del Novecento, a partire dall'ultimo conflitto mondiale in avanti, da quando era un semplice tenente, prima di fanteria e poi dei carabinieri, per poi proseguire nella Sicilia della mafia, nella lotta al terrorismo e in tanti misteri italiani. Carlo Alberto Dalla Chiesa è originario del Cuneese, nato a Saluzzo, è figlio di una famiglia dalle solite tradizioni militari. Non è figlio unico, ha un fratello più giovane, Romolo, che come lui farà carriera nei Carabinieri. Carlo Alberto Dalla Chiesa inizia il proprio impegno al servizio del paese quando non è ancora una repubblica, ancora un regno, il Regno d'Italia. Frequenta il corso AUC, Allievi Ufficiali di Complemento a Spoleto, viene inserito in un reggimento di fanteria, poi fa domanda di transitare nei Carabinieri Reali, viene accolta la domanda e alla data dell'8 settembre 1943, l'armistizio, si trova nelle Marche, nel Piceno, al comando provinciale. Lì fa una scelta di campo. Lui sì, è fedele al re in tutto e per tutto, quindi non ha intenzione di seguire la Repubblica Sociale Italiana che deve ancora nascere, e si schiera con i partigiani, prima dialogando con loro, trovando dei canali per garantire loro le forniture mediche e di armi, e poi, quando i tedeschi ormai gli hanno messo gli occhi addosso, passando anche lui alla macchia. Carlo Alberto Dalla Chiesa è dunque anche un partigiano, partecipa a varie azioni. È un ufficiale di collegamento molto prezioso e al termine della guerra, proprio per i suoi servizi, viene fatto transitare praticamente dal complemento, quindi dalla riserva, nel servizio permanente effettivo, proprio nei Carabinieri. Il suo primo incarico è in un paesino siciliano, un paesino che all'epoca è ancora poco conosciuto. Sono un mucchio di case che sembra gettate lì da una mano gigantesca su una montagna. Il paesino si chiama Corleone. Corleone in quegli anni c'è fervore, ci sono delle azioni turbolente, d'altronde è il periodo delle rivendicazioni sindacali, anche lì tanta gente che torna a casa dalla guerra e vuole tornare a lavorare la terra, ma si scontra con un modo di fare ancora feudale basato sul latifondo. Quindi c'è lo scontro frontale tra la massa dei contadini, dei braccianti, e i campieri che sono la lunga mano della mafia agricola, che tiranneggia il popolo, decide chi può lavorare e chi no, chi può sfamarsi e chi invece deve morire di fame. A opporsi ai campieri e alla mafia c'è un sindacalista, si chiama Placido Rizzotto, è originario di Corleone, è tornato a casa dalla guerra ed è una persona molto risoluta, è iscritto al Partito Socialista Italiano e fa parte della CGIL. Placido Rizzotto guida i braccianti alle occupazioni dei feudi abbandonati dal latifondo. Pensa che non sia giusto lasciare la terra così incolta mentre la gente muore di fame. Per questo motivo arriva a inimicarsi dei potenti personaggi a Corleone, a cominciare da Michele Navarra, che è un medico ed è anche il capo mafia
della cittadina corleonese. Con lui ci sono altri personaggi piuttosto oscuri. Uno lo conosceremo più avanti nella storia italiana. Lo chiamano tutti usciancato, perché è affetto dal morbo di Pott. Praticamente si tratta di una malattia che colpisce l'endoscheletro, e in realtà il suo vero nome è Luciano Leggio, poi trascritto erroneamente in Liggio a causa di un errore. E proprio Luciano Leggio, assieme a due complici, è lui a sequestrare ed uccidere il 10 marzo del 1948 Placido Rizzotto. E sull'omicidio Rizzotto indaga proprio il capitano dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che con pazienza certosina e riuscendo anche a infrangere quel muro di omertà che è già presente nella società siciliana, trova i responsabili. Leggio, che però si dà alla fuga, è irreperibile, e due suoi complici che invece vengono arrestati. Non farà in tempo Carlo Alberto Dalla Chiesa a vedere il processo, perché l'ha già richiamato al nord. Comunque, tramite prove artefatte e alcune testimonianze compiacenti, tutti gli imputati verranno poi prosciolti in tribunale. Richiamato al nord, Dalla Chiesa passa diversi comandi, va a Firenze, a Como, a Roma, a Milano. Alla fine si ritrova nuovamente in Sicilia, promosso a colonnello, comandante della Legione Carabinieri di Palermo. Un incarico decisamente prestigioso, ed è un incarico soprattutto che fa conoscere Carlo Alberto Dalla Chiesa ai siciliani, lo fa apprezzare, perché non è il classico colonnello che rimane dietro una scrivania a dettare ordini, si muove in prima persona. Quando avviene il terremoto del Belice, è Carlo Alberto Dalla Chiesa a muoversi per primo, a radunare alcuni carabinieri e andare direttamente sul luogo della tragedia ad aiutare la popolazione. Non c'è solo questo, anche le indagini Carlo Alberto Dalla Chiesa preferisce farle in prima persona. Certo, ha una sua equipe di investigatori, ma non vuole essere escluso dalle indagini, vuole essere solo il recettore del prodotto finale. Vuole essere colui quale guida le indagini. Lo fa nel caso di Mauro De Mauro, il giornalista un po' particolare dell'ora di Palermo, che scompare nel nulla, portando con sé i segreti della morte di Enrico Mattei e del golpe borghese in preparazione. Lo fa Carlo Alberto Dalla Chiesa anche confrontandosi con un altro grande poliziotto, Boris Giuliano, che in quel periodo è alla squadra mobile di Palermo. Sono loro due, Dalla Chiesa e Giuliano, a firmare un primo documento decisamente eclatante per quello che riguarda le proporzioni proprio della lotta alla criminalità organizzata. È un documento chiamato Rapporto Albanese Giuseppe più 113, e gli indica in quei 114 nomi i 114 responsabili delle cosche, delle famiglie mafiose che dominano su Palermo e su tutto il circondario. È un atto d'accusa molto pesante, che chiude la prima grande guerra di mafia, quella aperta da Michele Cavataio e dai suoi uomini per spodestare un po' la vecchia mafia, e che pone quindi una riga fondamentale in quella che è la storia della lotta alla mafia. Infatti la grande rivoluzione di Dalla Chiesa riguarda i provvedimenti carcerali. Fino a quel momento i boss, una volta arrestati e condannati, venivano spediti al confino in cittadina del Nord Italia, perché si pensava che estrapolandoli dal loro contesto sociale quotidiano e mandandoli lontano in un luogo in cui non avessero nessuna possibilità di influenza sulla società, potessero forse addirittura redimersi. Non era così, perché in realtà i mafiosi trapiantati al nord tendevano a portare con sé la mala pianta. Carlo Alberto Dalla Chiesa e Boris Giuliano invece chiedono e ottengono che i mafiosi arrestati finiscano al carcere duro nei impianti delle isole, all'Asinara, a Linosa, a Lampedusa, il peggio del peggio, proprio per non solo dare una lezione, ma evitare che la mala pianta della mafia metta radici altrove, anzi venga sempre più isolata. Tagliare non i rami, le radici, è questo l'importante. Il metodo Dalla Chiesa comunque funziona, e forse anche per questo motivo, un po' di tempo dopo, non moltissimo tempo dopo, nel 1973,
il colonnello viene richiamato nel continente, viene promosso a generale di brigata e soprattutto gli viene affidato il compito di combattere la stagione terroristica che sta diventando sempre più forte, sempre più difficile per il paese. Nel 1973 abbiamo già avuto le esplosioni, le bombe a Piazza Fontana, per non parlare di altri attentati o attentati in giro per il paese. Abbiamo avuto il tentativo di golpe borghese, abbiamo anche le prime avvisaglie del terrorismo opposto, quello di estrema sinistra, quello delle Brigate Rosse. Ed è proprio sulle Brigate Rosse che si concentra l'opera di Carlo Alberto Dalla Chiesa. È lui a costituire per la prima volta una squadra di lavoro, sono 10 ufficiali da lui scelti, che chiama Nucleo Speciale Antiterrorismo, NSA. E questo NSA è fatto da investigatori provetti che ha lavorato in ambiti molto delicati, sono ex partigiani abituati alla guerriglia oppure all'infiltrazione. Capisce Carlo Alberto Dalla Chiesa che per battere il terrorismo c'è un modo solo, quello di ragionare come i terroristi, quindi sotto traccia. E i primi risultati sono eccellenti. Basta vedere che nel 1974, cioè appena un anno dopo il nuovo incarico, i suoi carabinieri a Pinerolo, in Piemonte, arrestano Curcio e Franceschini, vale a dire i capi delle BR. Ci riescono grazie proprio a un infiltrato, Silvano Girotto, detto Frate Mitra, un personaggio un po' particolare, un missionario che è stato in Sud America, afferma di essere stato guerrigliero e che funge anche da confidente dei carabinieri, dando le indicazioni per tendere la trappola. Però questi successi non piacciono. Non piacciono all'interno dell'arma, dove più di qualcuno critica i metodi della Chiesa. Il generale Picchiotti, il generale Mino non gradiscono. Anche in ambito politico, più di qualcuno dice che Dalla Chiesa si sta comportando come una sorta di super poliziotto senza freni. Insomma, l'NSA va smantellato, è quello che avviene, e Dalla Chiesa destinato a tutt'altro incarico, all'amministrazione delle carceri, quindi un qualcosa di molto lontano dall'operatività. Non passa molto tempo, passano praticamente 3 anni, e Dalla Chiesa viene richiamato con tante scuse in azione. Siamo nell'agosto del 1978, pochi mesi prima il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito in via Fani, poi è stato tenuto sequestrato, infine ucciso, fatto ritrovare il cadavere. È chiaro che la sfida delle BR allo Stato è frontale, e per affrontare una sfida del genere serve un uomo risoluto. A questo punto sì, a Dalla Chiesa vengono riconosciuti dei poteri speciali, gli viene data praticamente carta bianca, e lui torna al suo metodo operativo: cercare sempre ottimi investigatori, battere le piste fino in fondo e trovare magari gli anelli deboli. Uno di questi anelli deboli si chiama Patrizio Pecci, è il primo grande pentito delle BR. Dopo l'arresto, lo stesso Dalla Chiesa lo convince a collaborare, gli fa capire che la stagione della lotta armata va verso la fine, è inutile insistere, è inutile farsi del male a se stessi, ai propri amici e compagni, anche ai propri familiari. Pecci accetta, collabora, anche se le BR per rappresaglia gli ammazzano un fratello. È grazie a Pecci che Dalla Chiesa riesce a smantellare a poco, pezzo su pezzo le BR, a cominciare dall'irruzione in via Fracchia a Genova, in cui viene annientata la colonna genovese delle Brigate Rosse, la colonna, per intenderci, che aveva ucciso il sindacalista Guido Rossi. Sono dei grandi successi, c'è poco da dire. Dalla Chiesa è un professionista, un uomo che sa il fatto suo, e è normale che a un professionista vengano riconosciuti degli onori e anche delle promozioni. In questo caso la nomina a vice comandante generale dell'arma, il massimo cui potesse all'epoca ambire, visto che in quel periodo per legge il comandante generale dell'arma dei carabinieri deve per forza provenire dalle file dell'esercito e non dai carabinieri stessi. C'è una macchia nel frattempo, perché lo sappiamo, nella primavera del 1981 emergono le liste della P2, quel grande marcio che
sembra una sorta di metastasi all'interno del paese Italia. In quelle liste ci sono tanti uomini di potere, sono politici, ci sono funzionari pubblici, ci sono militari, ci sono anche carabinieri. Ad esempio c'è Romolo Dalla Chiesa, il fratello più giovane di Carlo Alberto, e già questa è una macchia, anzi una macchia doppia, perché Romolo Dalla Chiesa in precedenza era già finito nel centro del ciclone a causa della sua collaborazione con il generale De Lorenzo nei giorni del Piano Solo. Era stato Romolo Dalla Chiesa uno degli estensori del Piano Solo, e prima ancora era stato al SIFAR nel periodo del dossieraggio illegale. Ma si muovono anche qualcosa su Carlo Alberto Dalla Chiesa. Pare che manchi qualcosa nell'elenco di Licio Gelli, che è stato sequestrato. Pare che manchi proprio una pagina, che sarebbe quella del generale. Dopo anni si saprà che effettivamente Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva presentato domanda per entrare nella P2. La domanda non spontanea, gliel'aveva suggerita, diciamo in maniera anche piuttosto pressante, il generale Picchiotti, che all'epoca era il vice comandante dell'arma, un po' per fargli capire che per far carriera era necessario entrare nelle grazie di Gelli e della sua banda. All'epoca Dalla Chiesa non diede peso a queste voci, poi alla fine si decise a presentare domanda che però pare non fu mai del tutto accolta, forse perché Gelli aveva paura che Dalla Chiesa entrasse e desse un'occhiata un po' troppo profonda, forse perché Gelli stesso temeva che Dalla Chiesa potesse essere un infiltrato, chi lo sa. Il figlio di Dalla Chiesa, Nando, ribadisce che il padre voleva effettivamente indagare all'interno della P2, c'era qualcosa che non gli quadrava, nonostante tutte le voci positive dei suoi superiori. Ma torniamo al 1981. Un anno che si conclude, come si diceva, con la nomina di Carlo Alberto Dalla Chiesa a vicecomandante generale dell'Armata dei Carabinieri, il massimo. Ma la sua carriera praticamente è quasi finita, perché non manca molto alla pensione, anche se Dalla Chiesa, come più di qualcuno dice, è un uomo che ha gli alamari cuciti sulla pelle. Gli alamari sono le decorazioni che i carabinieri portano sul collo. È un uomo cui la divisa piace, ma non per vanagloria, perché sente di avere una missione, di compiere missione per la giustizia sociale per tutti. Ed è forse per questo motivo che nell'aprile del 1982 il governo, nella persona del ministro Virginio Rognoni, gli affida un incarico delicatissimo, quello di prefetto da Palermo. Per rivestire quell'incarico però Dalla Chiesa deve abbandonare la divisa. È una separazione un po' traumatica, in generale non la vive benissimo. Bisogna dirlo, lui che ha dato tutta la vita all'arma, doversi separare dai suoi uomini, dai suoi carabinieri e anche dagli alamari fa male, però capisce che lo Stato ha bisogno e lui risponde presente. Viene spedito a Palermo con la promessa di poteri speciali per combattere la mafia. È un periodo molto duro a Palermo. L'anno prima, 1981, è iniziata la seconda grande guerra di mafia. È stato ammazzato Stefano Bontate, il capo della vecchia mafia, la mafia cosiddetta perdente, che sta patendo molto perché i suoi capi vengono ammazzati brutalmente. Oltre a Montate c'è anche il Derillo che viene ucciso, poi intere famiglie vengono sterminate, in certi casi si uccidono addirittura i figli, i ragazzini, per evitare che possano domani vendicare i padri. È una mattanza. Ebbene, Dalla Chiesa viene spedito a Palermo, gli viene promesso che avrà poteri speciali, un po' come quando combatteva il terrorismo. Quando arriva a Palermo, il 30 aprile 1982, sembra quasi che la mafia voglia mandargli un messaggio, che non è di ben veduto, perché ammazza proprio quel giorno Pio La Torre, una personalità che Dalla Chiesa conosceva bene, conosceva dai tempi di Corleone, perché Pio La Torre era stato un collega di Placido Rizzotto. Si conoscevano il generale e l'ex sindacalista diventato deputato. Si stimavano, non erano chiaramente amici, ma si stimavano. E La Torre paga con la vita il proprio impegno per togliere ai boss quello cui tengono di più, il potere economico, i soldi, la roba, per dirla alla verga. È quello l'unica ragione di vita dei boss, che sanno benissimo che senza quello perdono moltissimo.
ed è quello il motivo della condanna a morte per Pio La Torre. La condanna a morte per Carlo Alberto Dalla Chiesa non stenta a essere emessa dalla cupola, manca poco. In quei mesi a Palermo, dal 30 di aprile in avanti per tutta l'estate, Dalla Chiesa si rende conto che Palermo è cambiata rispetto a quando era il comandante della Legione Carabinieri. Palermo è peggiorata, Palermo è difficile, si spara, si ammazza, si sequestra, è veramente un mezzo inferno. Un giorno addirittura Carlo Alberto Dalla Chiesa piange quando gli viene data la notizia, lui accorre subito sul posto, di una strage avvenuta sulla circonvallazione. C'è una vettura, una Mercedes civile senza contrassegni, condotta da un civile, con a bordo tre carabinieri e un uomo di nome Alfio Ferlito, già boss della mafia catanese, braccio destro di Giuseppe Calderone, che ovviamente arrabbiato per il fatto che la mafia corleonese ha ordinato l'uccisione di Giuseppe Calderone, intende vendicare il suo boss. Dopo essere stato arrestato, ha deciso di collaborare con la giustizia. Vuole vedere i responsabili della caduta della vecchia mafia davanti a una sbarra a pagare. La mafia reagisce immediatamente e spara per uccidere. Tende un agguato sulla circonvallazione, uccide tutti, uccide anche l'autista innocente alla guida della Mercedes. È una mattanza. E Carlo Alberto Dalla Chiesa, a vedere quei tre carabinieri, quei tre ragazzi in divisa, barbaramente uccisi lì sulla tangenziale, gli prende la commozione, capisce che è in guerra come non lo era mai stato, forse come non lo era stato neanche quando era partigiano sulle montagne. È una guerra spietata che può far vittime anche tra i propri cari. Forse anche per questo Carlo Alberto Dalla Chiesa è riluttante inizialmente a sposare quella ragazza di nome Manuela Setti Carraro, che si è innamorata di lui. Carlo Alberto Dalla Chiesa aveva già una moglie, Dora, morta nel 1978 di infarto, una moglie cui lui era affezionatissimo, effettivamente il lutto lo colpì duramente. Ma questa ragazza, questa Emanuela, gli ha risvegliato un po' il sentimento, però un po' per la differenza d'età e un po' soprattutto per i rischi che si corrono a Palermo. In generale non sarebbe propenso a farla venire in città e a sposare. Lei insiste, alla fine lui cede, si sposano e vanno a vivere assieme a Palermo, a Villa Whittaker, la sede della prefettura. Tra le altre cose, in quel periodo Carlo Alberto Dalla Chiesa rilascia anche delle interviste, una famosissima al giornalista Giorgio Bocca per Repubblica. In quella intervista Carlo Alberto Dalla Chiesa lamenta di essere stato lasciato solo, di non avere i poteri che gli erano stati promessi, gli hanno mandato a Palermo con gli stessi poteri del prefetto di Forlì. Queste sono le sue parole. E soprattutto Carlo Alberto Dalla Chiesa sa che la mafia ormai lo ha messo nel mirino, perché è scomodo, perché è un vecchio nemico di Luciano Leggio, ma soprattutto perché per alcuni mafiosi, ma forse anche colletti bianchi, è molto più pericoloso avere una mente brillante, anche se senza poteri, come Carlo Alberto Dalla Chiesa, che avere un super poliziotto con super poteri, ma senza la capacità necessaria per indagare. Carlo Alberto Dalla Chiesa in quell'intervista a Giorgio Bocca fa i nomi di quattro cavalieri del lavoro di Catania, quelli che verranno definiti i quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa. Sono i titolari di imprese edili che col beneplacito della mafia vincente, quella corleonese, piombano su Palermo e cominciano a costruire. Perché costruire? Questo lo chiarirà dopo tanti anni Michele Sindona, il bancarottiere. Qual è il modo migliore per riciclare il denaro? Pagare le tasse. E se devo riciclare del denaro che ufficialmente non esiste, il modo migliore è sfruttare le aziende edili con gli appalti pubblici in modo tale da far apparire delle spese di costruzione che inizialmente non sono previste, per far apparire ulteriori soldi da versare, soldi che in realtà non arrivano dal committente ma arrivano dalla mafia, e così ripulirli, rilavarli, renderli finalmente spendibili.
si paga quel poco di tasse che è necessario, però in questo modo la mafia può operare con i suoi capitali che altrimenti resterebbero in un limbo. È questo che poi sarà alla base del famoso processo Spago, il maxi processo, quello intentato da Falcone e dagli altri magistrati contro la Cupola. Ma quel processo Carlo Alberto La Chiesa non lo vedrà mai. Torniamo alla sera del 3 settembre del 1982. Carlo Alberto La Chiesa ha promesso a sua moglie Emanuela di andare a cena a Mondello. Vorrebbe guidare lui, lei insiste, preferisce guidare lei, così il generale può riposarsi un po'. Quindi guida lei, a fianco il marito, dietro nella vettura di servizio l'agente Domenico Russo, che fa la scorta. Escono alle ore 21 dalla prefettura e si mettono in viaggio per Mondello. Mondello è la spiaggia più bella di Palermo, spiaggia, potremmo dire, VIP, un posto veramente meraviglioso. Alle 21.15 si trovano in via Isidoro Che. Lì scatta la trappola, una trappola preparata con meticolosità militare. Una moto con a bordo due mafiosi affianca l'alfetta di Domenico Russo e scarica il caricatore del Kalashnikov addosso alla gente, che entra in coma e, come detto, morirà una dozzina di giorni dopo. Un'altra auto, invece una BMW, affianca l'auto Bianchi di Emanuele Santi Carraro e anche qui con un Kalashnikov spara. Il generale capisce subito cosa sta avvenendo, cerca di proteggere sua moglie, si getta su di lei, tutto inutile, 30 pallottole colpiscono lui e lei. Finisce lì la vita di Carlo Alberto Della Chiesa. E lì, in quel punto, la mattina dopo appare quel manifesto. Qui è morta la speranza dei palermitani onesti. Ma non è la fine. Non è la fine, perché si vede poco dopo, quando a Palermo arrivano le personalità della politica, arriva il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, molti ministri, Palermo reagisce. I palermitani non hanno voglia di restare sotto il tacco della mafia. L'unico che viene risparmiato di questi politici dalla pioggia di insulti, di sputi, di monetine al funerale del generale, è Sandro Pertini, il vecchio presidente partigiano, l'unico che si commuove vedendo la bara del generale. Forse è questo che smuove la gente a non infierire sul presidente, un presidente appunto molto amato. Per gli altri, come detto, ci sono gli sputi, ci sono gli insulti, ci sono le monetine, un invito ad andare via, a non sporcare ulteriormente la Sicilia. La figlia prediletta di Carlo Alberto La Chiesa, Rita, non vuole la corona di fiori che ha fatto allestire il presidente della regione siciliana, Mario D'Acquisto, un uomo in forte odore di mafia, un uomo che ha preso il posto del povero Piersanti Mattarella, ucciso in circostanze ancora poco chiare, ancora oggi, dopo 41 anni, poco chiare, e che è stato quello che ha firmato le licenze edilizie e le autorizzazioni per tanti scempi, e ha autorizzato tanti scempi in Sicilia. Non lo vuole. Sul feretro del generale ci si è posto solo per la bandiera tricolore, per la sciabola e per il berretto da generale dei carabinieri. Un po' a ricordare le radici di quell'uomo con un bel sorriso, un sorriso che metteva pace, un uomo intelligente. Un uomo che aveva dato tutta la sua vita, ha dato tutta la sua vita per la Repubblica Italiana, per la giustizia della Repubblica Italiana, per evitare che il debole fosse sopraffatto non solo dal forte, ma dal disonesto, dal ladro, dal mafioso. Questa forse è stata la migliore rivincita dei palermitani onesti. Far capire al generale che non era solo. Ed è una beffa che, dopo la morte della Chiesa, il suo successore abbia potuto contare su quei poteri speciali che era sempre stati promessi, non era mai arrivato, non era mai stato firmato quel decreto. Solo il suo successore avrà quei poteri speciali e saranno fondamentali per aiutare la magistratura a Palermo e le forze di polizia a Palermo e dintorni a dare la caccia ai mafiosi e istruire poi quello che sarà il maxi processo. A volte lo Stato reagisce tardi, a volte c'è bisogno
si dice c'è bisogno del morto perché si faccia qualcosa. Se poi è un morto eccellente, come Carlo Alberto Dalla Chiesa, allora lo Stato si muove ancora di più. È un peccato però che lo Stato non si muova prima, non faccia qualcosa prima, specialmente quando l'incaricato chiede a gran voce di non essere lasciato solo. Ma a volte c'è anche da domandarsi se non fosse una convenienza di qualcuno, o se addirittura, pensando male, facendo peccato, come diceva Andreotti, ma magari azzeccandoci, Carlo Alberto Dalla Chiesa non sia stato mandato a Palermo con la promessa inevasa e da solo come una vittima sacrificata, perché era scomodo, perché non piaceva, perché a troppi politici dava fastidio, perché i mafiosi lo volevano morto. Forse era un obiettivo sin troppo semplice e qualcuno ha deciso di facilitare il compito ai Chiesa, mandarlo lì, allo sbaracco, perché tanto si sa come vanno a finire certe cose.